Ciao. Kumiko, mi hai chiesto che cosa vuol dire shipping? Shipping, sonandaira. Questa usanza c'è anche in Giappone. Cosa vuoi? Il vino bianco. Kampo. Cin cin. Mi piace la pizza. Non è male, eh? Che non sa di pesto, sa di mela. È appena arrivata questa immagine di Soul Mafia. È bellissima. Queste qua praticamente sono le caramelle con tutti gli dèi. Eccoci al Don Quixote. Oggi facciamo la spesa al Don Quixote. Viene dalla parola Don Quixote. Oh, ah, siete lì? Firenze, tocca. Mi ha spiegato che a Roma o a Firenze si mettono questi. Lo so. Ah, de mo aru nihon mo. Ah, nihon mo aru? Ah, honto. Sonandaira っていう ところ. Ah, sapete che questa usanza c'è anche in Giappone? Saremmo bridge? Tawa. Ah, tawa. È una torre, mi ha detto. Atto di sessimo cutte. Vi lascio la foto qui di questa torre. Sonandaira. Ha fatto anche il video, per cui ci facciamo mandare il video. Trela. Questo è un cane Shiba. Oh! Shipping! Ah, comunque Kumiko mi ha chiesto che cosa vuol dire shipping. Shipping, non mi ricordo che cosa è. Ah, aspetta, matte. Kava. Kava toro? Kava? So, 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 so. Aspetta, matte, sa che mi ha fatto. Ecco, re. Hai, ima. Tero. La foto immagine del profilo. Ok, arigato. Thank you. No, mi sa che qua c'è una cover migliore. Qua Kumiko che tradisce. Ningen demo sabishiku nai yo. Hitori demo de. Ah, hitori demo, ningen demo. Oggi non so leggere il giapponese. Hitori demo sabishiku nai, che vuol dire che anche da solo non sei tristi. Ciao. Come va? Sabishiku nai. Ti insegno un nuovo carattere. Sabishiku nai. Sabishiku nai. Che vuol dire, ve lo scrivo qua, non ci si sente soli sostanzialmente. Come si dice in italiano? C'era un aggettivo per dire non ci si sente soli. Queste ci sono anche in Italia, i little trees. Korete nani? Ti ha detto che praticamente se vi mettete questo nel vostro letto sarà bello fresco. È una coperta che tiene fresco. Dovete sapere che il Gari Gari Kun è un gelato famosissimo in Giappone. È un po' tipo il nostro ghiacciolo, il Gari Gari Kun giapponese. E costa solo tipo 600 yen. Questo ce l'ho anch'io. Guardate quante lenti a contatto. Questa costa soltanto 50 yen, quindi 40 centesimi. La calcolatrice. Come si dicono in italiano? Queste qua in giapponese si dicono takawashi. Sarebbero praticamente le gambe del polipo, le chiamano. Questa è per i sellini della bici. Oh, che meraviglia, Winnie the Pooh. Che carini. C'è anche di Minnie, Topolino. Doko demo doa sarebbe la... Come si chiama? Doko demo doa è Tarego Nante Yundake. Gli ho chiesto come si dice. Tipo la porta che puoi... Presente quella porta che puoi andare dove vuoi. Come si chiama quella porta di Doraemon? Se la sapete scrivetemelo. Guardate come sta risando high la nostra Kumiko. Kumiko, are you rising high? Hi. Trailer. We rising high. We rising high. Come sapete, rising high dall'inglese salire. Vedete, questo sarebbe quello originale e questa è la versione nyampion, nyampion. Praticamente dovete sapere che in Giappone, l'ho già detto nelle curiosità, il personaggio di Chibi Marco e Sasae-san sono due dei cartoni famosissimi che vanno avanti da tantissimi anni, soprattutto Sasae-san, e lo trasmettono ogni domenica dalle 6 alle 7 ed è divertentissimo. Questo praticamente, vedete, non vi scoprirà nessuno se metterete questo. Tipo possiamo metterci dentro in due e sembrerà una persona sola. Vabbè, finisce così la nostra visita al Don Quixote. Sarebbe questo negozio qua, c'è cioè a Shinjuku, a Shibuya, un po' ovunque. Vabbè, spero che il video con Kumiko di oggi vi sia piaciuto. Noi adesso andiamo a mangiare la pizza. Piove! Sì. Piove! A me fottere! A me! Samuku nai? Samuai! Samui vuol dire freddo, è freddissimo oggi, non so perché. Vabbè, comunque, così vedete anche Tokyo sotto la pioggia. Siete contenti? Dove andiamo? Pizzaia-san. Pizzaia-san? Andiamo a mangiare la pizza. Mangiare pizza. Mangiare pizza. Pronti? Via!
Vabbè, vediamo che cosa c'è. Questa è pizza Napoli. Assaggiamo la pizza con Kumiko, che adesso si riandrà a truccare, visto che pioveva. Ah, guarda, c'hanno anche gli antipasti. Tante cose. Le zuppe. C'hanno anche da bere il vino. Ma cos'è? C'è anche il vino poco. C'è la margherita, la marinara. Vabbè, vino, vino. Vino. Vino bianco. Vino bianco. So. Ecco qua Kumiko che prende il vino. Ok. Campo. Cin cin. Hanno le canzoni in napoletano, non capisco, mi è chiesto cosa vogliono dire, ma che ne so. Ecco qui che sono arrivate le pizze. Comunque dividiamo, quella lì è alla genovese e poi questa alla margherita. Itadakimasu. Itadakimasu. Buon appetito. Ah, ok. Comunque è buona, dai. Ti piace? Mi piace di te. Mi piace. Mi piace la pizza. Mi piace la pizza. Non so perché ride così contenta. Vabbè, abbiamo assaggiato questa margherita, che non è niente male. E poi adesso proviamo anche questa genovese. Genovese che sarebbe tipo il nostro pesto, la pizza al pesto. Noi non ce l'abbiamo, vero, la pizza al pesto? O sì? Se ce l'abbiamo scrivetemelo nei commenti, perché non lo so. No. Così? Tutti così? Detto che questa è più buona. Non è male, che non sa di pesto, sa di mela. Cosa ve ne pare? Voi l'assaggereste? Fatecelo sapere nei commenti. Comunque questa pizza è 5 euro, 5-6 euro, quindi non è male. Te voglio tanto bene, sai. Schifo. Sticky. Qua ha mentito spudoratamente. Ti piace questa canzone? Te voglio bene. Te voglio bene, sai. Madonna, ma perché sta canzone? Ma perché? Volevo spiegare a Kimiko che cosa voleva dire ti voglio bene. È venuto Watashi ma natano koto wa iste, che vorrebbe dire io ti amo, ma tipo provo seri sentimenti di genuino infatuamento nei tuoi confronti. Ve lo ricordate Lilletta che mi ha detto tipo una cosa così? Ma siamo forse creature il cui cervello è dominato da Google Translate? Non direi di no. È sbagliato, no? Sto guardando la traduzione giusta, perché devo dire che ti voglio bene ce l'abbiamo noi italiani, ma non c'è neanche realmente in inglese. Adesso qua c'è la traduzione esatta di cosa vuol dire ti voglio bene. Vedete, capite che quindi quel video del ti amo, se non ve lo siete visti andatevelo a vedere. Tante parole su Google non si possono tradurre, il ti voglio bene è una di queste. È appena arrivata questa immagine di Soul Mafia. È bellissima. Figo, no? I'm so cool. Appena scritto Marco Togna Kumiko, che stavamo mandando la pizza, quindi l'abbiamo messa su, gli ha scritto a Kumiko: avete finito di godervi la vita, andate a lavorare subito. Ok, quindi adesso andiamo a lavorare, visto che ce l'ha detto Marco. Abbiamo consegnato il regalo che abbiamo preso a Kyoto a Kumiko. Le caramelle. Arigato. Queste qua praticamente sono le caramelle con tutti gli dèi. Questo qua lo diamo a Kumiko. Io prendo questa. Questi qua sono tipo i bonbon che si danno al Kekkon. Abbiamo deciso di insegnare qualcosa a Kumiko. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non me ne vengono in mente altri. Se avete altri gesti scrivetemelo qui. Ah, quanto vuoi? Se vuoi, ah, honto di? Ha detto che questo sembrano soldi. Ah, atteru io. Atteru? Oh. Non mi interessa. Ma de? No, con noi. Perché? Perché questo gesto vuol dire non mi interessa? Ma io sono cosa sei a notare? Non lo so, ho detto, ma che lo facciamo per davvero noi? Vabbè, questo era un PS simpatico. Si usano sti gesti? Io non li uso molto. O forse sì, però non me ne rendo conto. Scrivetemelo nei commenti. Eh? Cosa? Non siete ancora iscritti al suo Instagram? Fatelo subito! Chiocciola Sebastiano Serafini. La mia canzone preferita è assolutamente Fire. Oh, ripeterci.